Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Sono contenta di essere stata creduta. Questo è il commento della condanna di uno degli aggressori da parte della 19enne vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso luglio. Incidente mortale sulla statale 115 sud-occidentale Sicula, nei pressi della galleria Belvedere a Sciacca, in provincia di Agrigento. Il bilancio è di un morto e un ferito. Cambio alla direzione della Fondazione Federico II, braccio culturale dell'Assemblea regionale siciliana. Patrizia Monterosso lascerà alla fine di questa settimana. La voce trova conferma in ambienti di Palazzo dei Normanni. Nuove ispezioni sono state effettuate dal Corpo Forestale della Regione Siciliana riguardo il grano importato destinato ai mercati dell'isola. L'intervento si è svolto nel porto di Pozzallo, nel Ragusano, e ha riguardato un carico di 3.000 tonnellate di grano proveniente dalla Francia. Chiudiamo con il meteo. La giornata di domani sarà caratterizzata da cieli soleggiati per l'intera giornata su tutta la Sicilia, a eccezione del Messinese, dove potrebbe insistere qualche piccola perturbazione. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.